Ciao a Betes.it, Rezza Mastrella irrompono e interrompono il flusso di coscienza regolare alla 40esima edizione del Torino Film Festival, peraltro non interrompono perché inaugurano. Cristo in Gola, Il Cristo in Gola, nuovo film di Rezza Mastrella, straordinari artisti di poliedrici e polimorfi di teatro, televisione, cinema. È il loro sesto lungometraggio ed è un bianco e nero girato nel corso di molti anni tra Anzio, Matera e Ostia Antica e le rovine di Ostia Antica, per raccontare appunto per una nuova revisione del concetto e della narrazione delle storie di Gesù Cristo. Ognuno ha la sua croce, già i titoli di testa valgono tutto il lungometraggio visto qui al Torino Film Festival. Ognuno ha la sua croce anche nei titoli di testa, tranne la regia, perché poi c'è un discorso quasi all'Alberto Grifi in relazione a una perdita di, come dire, di controllo che arriva negli ultimi minuti e che è molto bella, perché il finale è veramente sconvolgente e anche piuttosto duro, nel senso anche proprio di pianto e di urla e di crocefissione. Sì, che cos'è, diciamo, Mastrella e Rezza, Rezza Mastrella su Gesù Cristo? Intanto quest'urlo devastante che ricorda un parallelismo che mai avrei pensato di poter fare e commentare in video tra Rings of Power da Tolkien su Prime Video, produzione multimega bilionaria da Tolkien, e l'urlo dell'Istari che non sa, che non parla all'inizio e urla solamente, ed è un urlo di dolore e frustrazione. C'è là pure il Cristo di Antonio Rezza, interpretato da lui, bellissimo. Pudico, veramente molto anche composto nella sua, appunto, nella sua giacca, nei suoi jeans, nella sua maglietta, con una sorta di non sacra sindone, e quindi ha una sorta di corpo, ha una sorta di busto sulla maglietta. Mi ha ricordato anche le magliette che indossavano gli Spinal Tap, il gruppo heavy metal fittizio creato da Christopher Guest. E insomma, Il Cristo in Gola è un film che è molto interessante, come sempre, come ogni corto, lungo, basso, magro, grasso, no? Questo è Edoardo, l'arte della commedia. Però appunto c'è anche la commedia di Rezza, arriva quando Ponzio Pilato pone dei problemi a un Gesù che non sa risolvere, pone problemi anche di magia, è molto divertente lì.